Umbria Jazz ritiene le attività per i giovani, con i giovani, assolutamente strategiche, ma non solo per, diciamo, pianificare, coltivare il nostro pubblico per il futuro, ma perché noi riteniamo che la musica abbia un valore, altissimo valore terapeutico, un altissimo valore educativo. Il 30 aprile del 1917 la Original Dixieland Jazz Band, perché allora jazz era scritto con la S, non con la Z come è scritto ora, pubblicò quello che viene considerato il primo disco jazz della storia, Livery Stable Blues, dando inizio alla grande stagione del jazz, la musica classica del XX secolo. Nel 2011 l'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, riconoscendo il grande valore culturale e sociale del jazz quale simbolo di libera creatività e di lotta contro la discriminazione e il razzismo, istituì la Giornata Internazionale del Jazz proprio il 30 aprile. Dal 2011 ogni anno Umbria Jazz celebra l'International Jazz Day. Molte volte nelle storie del jazz delle origini si legge dei sacrifici affrontati dai ragazzi dei quartieri poveri di New Orleans, Chicago e New York per comprare il primo strumento. Non solo un attrezzo di lavoro, ma molto di più, un inseparabile compagno di vita a cui affidare l'espressione della propria creatività. Ed i primi grandi solisti jazz furono proprio i trombettisti. Il jazz comincia da loro e comincia da una tromba. Oggi quindi la Fondazione Umbria Jazz donerà 23 trombe ad altrettante scuole pubbliche ad indirizzo musicale dell'Umbria. Un piccolo nei numeri, ma grande simbolicamente investimento sul futuro della musica. Concludendo, voglio infine sottolineare che Perugia è una città unica nel suo genere, avendo ben 4 istituti di istruzione superiore, le 2 università, l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci e il Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi. La Fondazione Umbria Jazz è orgogliosa di avere ormai da anni rapporti stretti e proficui con ognuna di queste nobili istituzioni, con cui ha organizzato e continuerà a organizzare eventi dedicati a quello che è il nostro patrimonio più prezioso, i giovani. Anche oggi, come sempre, ci dà dimostrazione di un impegno sul territorio, di un coinvolgimento delle nuove generazioni, dei giovani, che sono sicuramente l'elemento della cultura più importante del nostro territorio. Perché dico questo? Perché i giovani fanno cultura, i giovani sono la cultura del presente che si tramanda e si tramanderà nel futuro. E la musica è uno strumento importante, essenziale, è uno strumento di cultura, e oggi più che mai il Presidente ha ricordato l'importanza di una giornata come oggi, in cui un genere musicale come il jazz viene sentito, celebrato, ricordato come uno strumento di coesione, anche di coesione sociale, uno strumento, come tutti i generi musicali, di universale, di linguaggio unico universale. Ecco, in questa giornata si ricorda anche la ricchezza del nostro patrimonio artistico e culturale, che insieme alla musica costituiscono un patrimonio da tramandare per una comunità. La musica è uno strumento di riabilitazione, ricordo per esempio la musicoterapia che viene utilizzata in situazioni di disagio, difficoltà per le persone, è uno strumento di socializzazione. I nostri ragazzi attraverso la musica hanno sicuramente, lo diceva prima Gianluca, la possibilità di imparare a suonare uno strumento che non è solo uno strumento di lavoro, ma è qualcosa in più, è passione, è abnegazione, è determinazione. Imparare a suonare uno strumento racchiude in sé tanti significati, e anche questo, anche l'importanza dell'utilizzo dell'educazione all'utilizzo di uno strumento, è sicuramente un elemento di coesione, di relazione, di legame anche tra i giovani e la comunità in cui vivono. Vivo
con ragazzi da oltre 30 anni per motivi professionali, e qualsiasi messaggio, qualsiasi dono è rivolto a loro, è sempre particolarmente gradito a me. E in questo dono io vedo uno stimolo a riprendere con slancio quello che in questi anni bui il Covid ha tolto. Allora ragazzi, per quei pochi che ci sono, vi suggerisco di leggervi una poesia di Ullman. È una poesia che dice quello che cos'è la giovinezza, cioè l'essere giovani. Non è uno stato dell'anagrafe, ma è avere passioni, coltivarle, sentirti freschi, portare avanti le proprie idee e dichiararle a voce alta contro il conformismo che spesso noi adulti vi obblighiamo a sostenere. E quindi ecco che l'apprezzamento mio e dell'amministrazione a questo dono che Umbria Jazz vi ha fatto è ancora più forte, proprio perché possiate riprendere con più vigore di prima questo vostro desiderio. Come sapete, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia è uno dei soci fondatori e sostenitori della Fondazione Umbria Jazz. Fondazione Umbria Jazz, eccellenza nel panorama musicale jazzistico internazionale. Ormai da anni eletta colonna sonora della città di Perugia, con la quale la Fondazione Cassa Risparmio di Perugia ne condivide le finalità, promuovendone anche appunto la manifestazione. Umbria Jazz è un evento che rappresenta un incentivo potente sotto il profilo dello sviluppo economico del nostro territorio, in termini sicuramente culturali, ma anche di sviluppo dei flussi turistici. Anche recenti studi al riguardo hanno dimostrato appunto questo valore aggiunto che riusciamo a portare sia nella città di Perugia in generale, ma anche in tutta l'Umbria. Ebbene, questo progetto che andiamo oggi a presentare rientra in questo ambito. Quindi un evento come quello odierno dell'International Jazz Day, che si celebra ogni anno in questo giorno, è indubbiamente un momento di connessione tra i popoli di tutto il mondo, di cui non potevamo mancare, non poteva mancare la nostra città, come è stato ricordato dal Presidente Laurenzi, simbolo del jazz. Ma nell'iniziativa odierna abbiamo voluto dare uno spazio particolare appunto ai giovani nella loro manifestazione musicale. Le 23 scuole che saranno premiate tra poco, diciamo, nell'indirizzo musicale, hanno avuto sicuramente problemi nella didattica in questi anni, con interruzione delle loro attività, le loro pratiche laboratoriali, e quindi a maggior ragione dobbiamo fornire quei stimoli, quei valori necessari per poter dare ai ragazzi una nuova prospettiva per il futuro. E quindi tutto questo non ci fa che piacere e augurare alla Fondazione Umbria Jazz buon proseguimento di questa giornata che so sarà ricca di eventi, ma in attesa quindi della nuova edizione del jazz che a luglio, quindi a breve, animerà ancora la nostra città. Grazie. Come diceva il vice sindaco, è sicuramente sempre gradito e piacevole stare fra i ragazzi, tra i giovani. Mi piacerebbe pensare che questa giornata, 30 aprile, non possa essere ricordata come la giornata delle trombe o del regalo delle trombe, però mi piacerebbe pensare, e voglio incastrare il presidente di Umbria Jazz, che possa essere considerata come l'inizio di un programma di incontri annuali con le scuole. Mi piacerebbe tanto, no, piacerebbe da cittadino ovviamente, sarebbe bello, anche perché Umbria Jazz nei suoi 50 anni di attività fulgida, di attività rigogliosa, col susseguirsi di tanti talenti e artisti, cose da raccontare ne ha, non solo da un punto di vista aneddotico, ma di storia, di formazione, di cultura. Quindi credo che possa essere una cosa interessante. Gianluca,
sono quasi convinto che si impegna il Presidente. Io non ho niente da aggiungere, se non salutare calorosamente i ragazzi e i loro professori. L'anno scolastico si avvia alla fine, quindi auspico che sia stato proficuo per tutti. UJ for Kids significa Umbria Jazz per i bambini o le bambine, e in qualche modo incarna la volontà di invertire quello che è stato sempre un po' una tradizione, un canone, cioè quello di una abitudine, una storia bellissima di istituzioni che hanno sempre fatto programmi pensati appositamente per un pubblico più giovane, oppure hanno creato delle forme di agevolazione per i più giovani per poter assistere a spettacoli, concerti, iniziative culturali. Umbria Jazz for Kids ha spinto, ha portato l'asticella un po' più in alto, cercando di rendere i più giovani protagonisti loro stessi delle iniziative. Noi abbiamo dato vita a un percorso che sta andando avanti da 4 anni, che prevede attività laboratoriali, attività divulgative, attività di gioco o di spettacolo, ma sempre con una funzione di crescita, una funzione educativa, in cui sono i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze protagonisti loro stessi di attività. Noi abbiamo avviato una collaborazione anche con l'Associazione Pediatri, perché riteniamo che sia importante fare delle attività di sensibilizzazione ancor prima dell'età scolastica, perché la musica, come ha detto qualcuno prima di me, ha un fortissimo potere inclusivo, e nella realtà odierna il tema dell'inclusione è un tema fondamentale. La musica d'insieme aiuta a comprendere, ad ascoltare, a stare zitti quando è importante e alzare la voce quando è importante. Fin da subito diciamo che la ricerca storica e comunque proprio la collezione è stato un punto fondamentale, proprio per la testimonianza, quindi proprio il tentativo è quello di raccogliere per non manda persi tutti gli sforzi e tutti i progetti musicali che ci sono stati all'interno della regione. La mostra nasce dalla collaborazione del Dipartimento Jazz con il Conservatorio e il corso di musicologia, e proprio l'idea è quella di mostrare comunque tutto ciò che è stato prodotto, o comunque la maggior parte della roba che è stata prodotta in ambito jazz da musicisti qua della regione. Beh, è una cosa originale, soprattutto questo collegamento col più grande festival di musica jazz, ma in generale di musica che c'è in Umbria, con le scuole, con le realtà musicali giovanili. Per me è una bella iniziativa, spero che si ripeta e che si incentivi ancora di più questa collaborazione. Con grande piacere abbiamo ricevuto questo regalo e speriamo di costruire un percorso che ci porti ad approfondire sempre di più le nostre attività. Il jazz può essere chiaramente un grande spunto per l'immediatezza come linguaggio musicale, che può essere accolto anche da bambini molto piccoli. Negli istituti comprensivi c'è anche la possibilità di lavorare quindi con i bambini della primaria, sviluppare dei percorsi sul ritmo che sarebbero fondamentali anche per un prosieguo degli studi musicali dei ragazzi. E col ritmo potremmo fare veramente tante attività legate al jazz. Insegno pianoforte presso le scuole medie dell'Istituto Omnicomprensivo di Norcia, il De Gasperi Battaglia, e la mia preside è Rosella Tonti, e siamo felicissimi di essere potuti venire qua per avere questo omaggio, e speriamo di farne un buon uso per i nostri ragazzi. Spero che sia seguita il più possibile, ovviamente, come jazzista, perché insomma, fermare un po' l'attenzione del generale sul fatto che esista anche questa musica non è male. Diciamo che più che celebrare il jazz in un giorno particolare dell'anno, il jazz mi piacerebbe che fosse celebrato in tutti i giorni dell'anno e non solo, diciamo, in una data specifica. Però se questa data può aiutare, diciamo, a ricordare a tutti che esiste anche jazz, ben venga.